Benvenuti a Castel del Monte, ci troviamo proprio davanti a questa splendida struttura patrimonio dell'UNESCO fatta costruire proprio da Federico II. Castel del Monte è una fortezza del XIII secolo, naturalmente fatta costruire proprio da Federico II di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero e re di Sicilia, insomma una personalità importantissima per il Medioevo. Federico II ha cominciato a realizzare questo castello attorno al 1240. Lui amava moltissimo l'Italia, amava moltissimo soprattutto il sud Italia. Per tutti Federico II, l'imperatore, era lo stupore del mondo, Stupor Mundi, lo chiamavano così. Fateci caso, sicuramente l'avete visto, se non altro l'avrete sicuramente tenuto per mano, perché è raffigurato anche nella versione italiana della moneta da un centesimo di euro. Certo, quella lì vale poco. Questo monumento è patrimonio dell'UNESCO dal 1996 ed è tra i più visitati d'Italia e del mondo. Sin da subito gli studiosi sollevano degli interrogativi. A che cosa servisse questo castello con questa struttura così strana in un periodo nel quale tra l'altro non c'erano più invasioni? E qui il mistero si infittisce. Secondo alcuni, infatti, questa struttura era un tempio del sapere. Secondo altri, invece, era un osservatorio astronomico. Tra le sue funzioni che potesse avere questo castello c'era anche l'ipotesi che potesse essere addirittura un centro benessere paragonato all'hammam, date le sue numerose cisterne trovate e punti di raccolta d'acqua. Cisterne e irrigazione. Ma Castel del Monte ha una forma così importante e particolare, tanto che la forma ottagonale si ritrova anche nella bandiera della regione Puglia. Ma non solo, visto da lontano potrebbe avere anche la forma di una corona, che poi era uguale a quella dello stesso Federico II, il suo costruttore. La forma ottagonale ha anche un significato preciso e particolare, il passaggio dalla terra al cielo. Infatti abbiamo il quadrato, simbolo della terra, e il cerchio, che è simbolo del cielo. Ma c'è anche una particolarità: le scale sono state ideate in modo tale che la persona uscendo non dà mai le spalle al castello e anche non dà mai le spalle a questa F che dicevamo prima, si vede all'interno del castello, quindi non dà mai le spalle alla F, nonché a Federico II, nonché appunto il suo costruttore. L'intera costruzione sarebbe intrisa di forti simboli astrologici e la sua posizione sarebbe stata studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungerebbero perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, un raggio di sole entrerebbe dalla finestra nella parete sud-orientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illuminerebbe una porzione di muro dove prima era scolpito un basso rilievo. Questo castello rappresenta l'unione di diverse architetture, naturalmente l'architettura medievale, ma anche l'architettura dell'Europa del Nord con l'architettura araba e l'architettura classica. Che valore possiede l'8? Qual è la simbologia di questo numero? Lo chiediamo a Vanessa. Allora, il numero 8 rappresenta la perfezione assoluta, perché è il numero dell'infinito e quindi dell'eternità, ma non solo, rappresenta anche la nuova creazione. Grazie. E allora, hai capito? Hai compreso? E se no ripassa, ripassa da qui, Castel del Monte, Puglia. Ecco, faccio anche San Giuseppe da Cupertino, anche qui, Castel del Monte. Cisterne e irrigazione.